Acqua fortemente inquinata in 7 punti sugli 11 monitorati. La goletta di Legambiente boccia il lago di Como, che registra risultati peggiori rispetto allo scorso anno. Tra le situazioni più preoccupanti, quella del torrente Cose a Como. I risultati del monitoraggio sull'Ario sono stati presentati oggi da Legambiente. Tra i 7 punti fortemente inquinati, le foci dei torrenti Cose a Como, Albano a Dongo e Meria a Mandello dell'Ario, che già lo scorso anno avevano evidenziato situazioni critiche. Le foci dei torrenti Inganna, Esino, Caldone e Gallavesa, in provincia di Lecco, che erano risultate anorma lo scorso anno, in questa stagione sono invece fortemente inquinate. 4 i punti nei quali sono stati riscontrati valori nella norma, 2 in provincia di Como, Cernobbio e Argenio e altrettanti nel Lecchese, Vellano ed Ervio. Il portavoce della goletta dei laghi, Emilio Bianco, ha annunciato: sul lago di Como continueremo a insistere con i monitoraggi perché sul bacino persistono alcune criticità che riscontriamo da anni e che, al di là dell'eccezionale momento meteorologico che continua a interessare il nord Italia, richiedono particolare attenzione. Enzo Tiso, presidente del circolo Legambiente di Como, ha confermato con i responsabili della Lombardia e di Lecco la preoccupazione. Purtroppo dobbiamo constatare che poco è cambiato rispetto alle criticità evidenziate negli anni, ha detto. Una fotografia che si ripresenta puntuale a fasi alterne, soprattutto nei punti dove ancora oggi non sono state messe in atto azioni per potenziare le reti fognari, i collettori o il recapito finale dei depuratori. Periodi di forte siccità o al contrario di piogge intense pongono un interrogativo più stringente rispetto agli investimenti che ancora mancano. Chiediamo di accelerare i controlli e conseguenti interventi sulle fognature per evitare di alimentare l'inquinamento del lago, già messo sotto pressione da navigazione, cementificazione e pressione turistica.